Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi ho intenzione di condividere con voi quello che faccio in una normale mattina di domenica. Ovviamente la lunina è sempre presente, tutte le notti dorme con me, come ormai saprete, in tutte le mie morning e night routine. Lo avete già visto anche voi che si sveglia e si addormenta sempre insieme a me. In qualsiasi caso, la sveglia di solito in questo giorno della settimana mi permetto di metterla un po' più tardi, quindi verso le 11, 11 e mezza. È ancora più difficile svegliarsi perché secondo me più si dorme, più si ha voglia di dormire, quindi mi vedrete molto assonnata e farò veramente tantissima fatica a svegliarmi. E sarò onesta, ho preso l'abitudine, anzi mi sono tolta l'abitudine di andare sui social appena apro gli occhi, quindi la prima cosa che faccio è mandare semplicemente il buongiorno a Pablo. E poi sui social ci vado dopo, perché non lo so se succede anche a voi, ma io spesso, soprattutto ultimamente, sento parecchio il bisogno, diciamo, di disintossicarmi da tutta questa tecnologia, tutte queste cose. Molto pigramente, quindi poi mi dirigo verso il bagno per fare ciò che ogni persona fa la mattina appena si sveglia, quindi insomma mi lavo la faccia e via discorrendo. Poi torno in camera, prendo il telefono e vado in cucina, dove ovviamente saluto la mia mamma. E visto che è quasi l'ora di pranzo, non faccio chissà quale grande colazione. Quindi prendo una Mason Jar, ci verso dentro dell'acqua e la mischio con questa polvere superfood, prodotto che mi ha inviato circa 2 settimane fa Natural Mojo. Sono cose 100% naturali e danno una bella botta di vitamine. Ci sono dentro moringa, melograno, spirulina che mi fa tantissimo ridere, spinaci, proteina di pisello, insomma cose che comunque sia ci aiutano. Io in particolare sto provando Berry Boost che è senza glutine, vegano e senza lattosio. Se comunque foste interessati nel provare questo genere di prodotto, vi consiglio di guardare sul retro dove ovviamente ci sono scritti tutti gli ingredienti e le proprietà. Dateci un'occhiata molto approfondita per assicurarvi che vi piacciono e che non siate allergici. Giù nell'info box comunque vi lascio tutti i vari link, incluso anche un codice sconto che potrete utilizzare sul loro sito. Poi vabbè, prendo 2 biscottini a forma di cuore allo zenzero e vado in camera. Sistemo alla bene meglio la mia morbidosissima e coccolosissima coperta grigia, mi ci siedo sopra e qui a questo punto controllo tutti i social, vado su Instagram, vado sulle mail, insomma sto un po' al telefono. Dopo di ciò mi piace tenere la camera in ordine, come ben sapete, quindi appunto rifaccio il letto, metto un po' a posto, metto in ordine le varie cose che sono fuori posto, passo l'aspirapolvere, piego i vestiti, insomma mi prendo cura della mia stanzetta, del mio piccolo mondo. E tante tra l'altro spesso mi chiedete se avere il letto contro la parete del muro, diciamo, sia scomodo e onestamente no, non lo trovo per niente scomodo o qualcos'altro, rifaccio semplicemente il letto in questo modo e niente, non è così traumatico, ecco. E se vi state chiedendo quali sono i cuscini che vedete, vi lascio la scheda al room tour dove vi dico tutto.
Poi ritorno in bagno e mi lavo i denti e faccio anche facce strane, ma non fateci caso, questa è la mia personalità molto gioiosa. Poi torno in camera e accendo la TV e da questo momento in poi inganno il tempo e sto al computer, leggo le email, magari edito qualche video che devo pubblicare, con sempre comunque la TV in sottofondo. Mi piace questa vocina che mi fa compagnia, nel mentre ovviamente sto anche su WhatsApp, sento Pablo, la Giulia, insomma inganno appunto un po' il tempo per arrivare fino all'ora di pranzo. Ragazze, questo è quello che faccio la domenica mattina, comunque sia in un lazy day, come il titolo di questo video. Ho deciso di provare a farla parlata questa morning routine diversamente da tutte le altre, così giusto per provare. Fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuta e se vi è piaciuto appunto il fatto che l'abbia fatta parlata, che non lo so, era una prova. In qualsiasi caso io vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video.